carissimi, io sono Nick Radogna e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo ritornati con gli oggetti di Wish. E quali oggetti andremo a vedere? Quelli per dormire bene, quelli per non russare, quello per dormire con tanta serenità. Quindi armiamoci di computer e andiamo a cercare gli oggetti più strani di Wish per dormire. Eccoci qua, siamo sul sito di Wish e adesso dobbiamo cercare Sleep, che non sono le mutande, ma Sleep significa dormire in inglese. Io partirei da questo prodotto qua, che ti serve a respirare meglio. Acquistiamo. Prendiamo anche questo, random, seleziona misura. 4 pezzi penso vadano bene, quindi acquistiamo anche questo. Questo qua è abbastanza interessante, dovrebbe essere sempre una cosa per non farti russare. Wow. Invece questa qua è una semplice mascherina che si mette sugli occhi. Prendiamola, a forma di rana, che poi teoricamente è questa rana, quella del meme. Abbiamo un braccialetto. Vediamo cosa serve. È un braccialetto magnetico che migliora il sonno. Prendiamo l'argentato e acquistiamolo. Questo qua sembra abbastanza interessante ed è tipo un cuscino che possiamo usare come schienale sul cuscino vero, come poggia gomiti. Però sinceramente devo ancora capire se si riempie con l'aria o con l'acqua. Boh, prendiamolo. Ragazzi, questi cerotti io li ho sempre visti in giro nelle pubblicità sul naso di Valentino Rossi, ma io non ne ho mai indossato uno. Se ve lo siete messi voi almeno una volta nella vita, fatemelo sapere nei commenti. Io sinceramente non ne ho idea e quindi nel dubbio io lo compro. Ora mi dovete spiegare perché su Wish abbiamo queste orecchie di gomma, cioè come cover, ma non ha senso. Hanno praticamente la stessa funzione dei tappi per le orecchie. Diciamo che se entrassero i ladri in casa non avrebbero problemi. Sono veramente curioso, quindi lo compro. Perfetto, i pacchi sono arrivati e adesso è giunto il momento di mettere il pigiama. Andiamo! Per testare gli oggetti che ci sono arrivati abbiamo necessità di un materasso e quindi come facciamo? Materasso, scelgo te! Sì! Iniziamo! Siamo pronti con la recensione del primo oggetto che è arrivato da Wish per dormire. Ed è un oggetto che io vedo spesso nei film, ma non vedo mai nessuno in Italia che lo usa. Il copriocchi, che non è il paraocchi, quello che usano i cavalli. Quindi indossiamo, ok. Questo qua ovviamente è il copriocchi di quella rana, avete presente quel meme? Anche se sembra Yoda, ad essere sinceri. Quindi stendiamoci e proviamo a vedere se sono comodi, dai. Allora, mettiamoci. Saluto Raiden2811, Luigi Frisoni e Re Oscuro, che hanno scritto 3 commenti divertenti sotto l'ultimo video. Quindi se vuoi essere salutato, scrivi qualcosa di felice e simpatico nei commenti. Ok, dai, sono comodi. Ma quanti giorni sono passati? In che anno siamo? Nel 2022! Ho dormito così tanto? Ma almeno la quarantena è finita. Ovviamente no! Ah, apposta, allora continuo a dormire. Secondo me questo oggetto ci sta. Possiamo buttarlo? Regia, prendilo dopo, eh? La regia sono io. Ma ci credete che il prossimo oggetto ce l'ho nella mia mano? Ed è questo bracciale stranissimo. Eccolo qua, da fuori sembra un bracciale normalissimo, però se lo capovolgiamo ci sono questi cerchi neri che teoricamente dovrebbero essere magnetici o qualcosa del genere, e secondo alcuni studi, non so di chi, dicono che ti fanno prendere sonno facilmente. Quindi il funzionamento è: ti metti il bracciale e dormi. Potere del bracciale, fammi addormentare in 3 secondi. Russando. Ma sapete che in questo video ci sono gli oggetti che vi aiutano a non russare la notte? E ne abbiamo molteplici di oggetti simili. Per cominciare apriamo questo qui. E praticamente questo oggetto fa 2 funzioni in uno, ovvero quello di non farvi russare e di purificare l'aria che state respirando. Abbiamo un foglio illustrativo di cui ce ne fregheremo. Olè! Ho rotto il vaso! Vabbè, chi se ne frega. Apriamo. E devo dire che l'oggetto è abbastanza interessante. Guardate, questi sono 2 gommini che teoricamente vanno nelle narici. Io direi di provarlo immediatamente. Eccoci qua. Vi dico che fa un solletico assurdo. Ora proviamo a metterci a letto. E direi di provare a respirare solo col naso.
Lo sapete che respirando questa cosa io sento la plastica? Cioè sento tutti i componenti di plastica che stanno qui dentro. Devo dirvi che la respirazione è facilitata, questo sì. Stacchiamo. Stacca, stacca. Se dovete provarlo, vi consiglio di pulirvi prima il naso, cosa che io non avevo fatto. Quindi, primo prodotto per non usare, approvato! Questa è una versione più minimal e semplice del prodotto che abbiamo provato prima. Quindi, apriamo velocemente. Ne abbiamo di più, in base alle dimensioni delle nostre narici. Guardate qua, c'è questo, ok? Eccolo. Da un fastidio enorme, sto veramente lacrimando. Proviamo a dormire immediatamente, ma non vedo l'ora di toglierlo. Anche in questo caso la respirazione è super efficace. Guardate, sta lacrimando. È un po' come quando bevete la Coca-Cola, ma vi sale tutta qua e avete quel formicolio bruttissimo. Prossimo oggetto. Secondo i medici, oltre al problema nasale che provoca il russamento delle persone, c'è anche quello della bocca. Quindi c'è questo strumento che letteralmente vi prende la lingua mentre dormite e voi dormite con sto coso in bocca. Vado un attimo a lavarlo, perché l'igiene è importante. Mettete la lingua qui dentro. Oddio, fa malissimo. Poi praticamente mettete la lingua qui dentro, premete qui e praticamente questo oggetto vi tira la lingua. Di conseguenza, tirandovela, lascia libero lo spazio respiratorio. Ma io come faccio a respirare che la bocca me la chiude tutta? Oggetto assolutamente sconsigliato. E adesso passiamo a un gadget che si usa sulle orecchie. Ed eccolo qui. Sono praticamente dei copri orecchie blu. Funzionano come dei tappi, suppongo. Apriamo la confezione ed ecco qua. Quindi indossiamoli. Ok, proviamo. Sembro Barter di Dragon Ball. Sembro Avatar. Togliamo gli occhiali perché voglio provare a dormire. Ed è una sensazione stranissima non riuscire a sentire per bene la mia voce. Io adesso non sento niente. Nick, sei uno stupido. Sei un idiota. Sei un babbeo. Sei un imbecille. Ma qualcuno ha parlato? Che hanno detto? Hanno detto che sei simpatico. Ah, ok, grazie. Va bene, e adesso proviamo a dormire. Mi sono steso, ma devo dirvi una cosa. Guardate, si staccano con una facilità immensa. Cioè, non è normale che tu metti sti cosi e si staccano subito. Cioè, che senso ha? Che senso ha? Invece, questo qui che cosa sarà mai? È praticamente un cuscino che è possibile riempire con l'acqua. Quindi questo non ci servirà. Ma utilizzeremo questo pieno d'acqua e proveremo a dormirci. Un po' come quel detto, dai, dormiamoci su. Ah no, era beviamoci su. E comincio. Cominciamo a volare nel cielo infinito. Volare, piripi, oh. Sto cantando io perché sennò mi danno il copyright. Ma quanti litri sono? Proviamo già a chiudere il tappo. È pienissimo. E anche pesante. Questo è pieno d'acqua. Oh, pesa più di un neonato. Mi viene quasi voglia di allattarlo. Na na na, na na na. Guardate, è veramente pieno d'acqua. Ok, siamo pronti? 3, 2, 1, via! È nei fiumi e nei laghi di questo grande continente che vive l'ippopotamo. Sulla sponda di un fiume è appena nato un piccolo ippopotamo. Piccolo per modo di dire, perché pesa già 40 kg. Fa veramente schifo, non ha senso utilizzarlo. Però, sapete quale utilizzo gli darei io? Questo è utilissimo quando avete la febbre, perché è freddo, dato che ci ho utilizzato l'acqua tiepida fredda. È buonissimo anche d'estate, perché l'inverno è freddissimo questo. Direi di non consigliarlo assolutamente. Però ripeto, se avete febbre ed è estate, questo è il top. Cioè, è un cuscino, non è un top. Avete capito? 3, 2, 1.
Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Come sempre fatemi sapere nei commenti quali sono stati secondo voi gli oggetti più inutili e quelli più efficaci, e io vi metterò un bel cuoricino al commento. Lascia un bel like per supportare questo video, iscriviti al canale attivando la campanellina se ancora non l'hai fatto, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi!